esperienza di annuncio del Vangelo unito alla lotta per la libertà. Ecco, in questi anni di presenza del nostro Sud, hai visto crescere una certa sensibilità? Ecco, da che cosa è dovuto, se l'hai vista crescere questa sensibilità, o se non è cresciuta, a che cosa? No, è cresciuta moltissimo. Forse non è cambiato l'aspetto esterno, e le scritte di ieri a Londra hanno detto che è difficile il cambiamento, ma è cambiata la coscienza, è cambiata la Chiesa. Finalmente tutti riescono ieri con domenica, non sempre era stato così. Tutti vescovi insieme, tutti vescovi che hanno parlato un'unica voce, con il Papa che ha mandato una lettera, con questo Papa che spinge attraverso queste cose, ecco cosa è cambiato. E sono convinto che il sottosviluppo di ogni terra è sempre di natura spirituale e culturale. Pensate un po', se io dico ai ragazzi che li faccio appassionare il catechismo nelle scuole, nelle iniziative sociali, nel mondo politico e culturale, e gli dico: tu sei in un giardino, oppure posso dire tu abiti in un deserto, capite? Chi volete che glielo dica che questo è un giardino? Volete che glielo dica? Tu pastore, tu vescovo, tu prete, tu papà e mamma, tu maestra, tocca a noi fare innamorare i nostri figli della nostra terra. E se anche un domani andranno a finire a loro a fare gli interpreti, porteranno sempre il profumo di Serignano, della Puglia, porteranno sempre la nostalgia positiva, questa volta, del sapore della campagna che qui c'è. E avranno negli occhi il colore rosa dei pesci. Capite? Questo è il punto. Tocca a noi farli amare. Tocca a noi. Vi dico anche una domanda che mi ha fatto una ragazza che cerca lavoro, ha scritto un libro simpatico, Precarietà, e lui ha detto io, molto bello. E mi ha detto: senti, con che tono la Madonna ha detto un anno più vino? A capo. Beh, ha detto io non c'è. Però dico, con che tono l'avrà detto? Provate a pensare con che tono. Lei mi ha fatto tre ipotesi, forse niente voi. La prima, oddio in che famiglia sono capitato. Ma guarda un po' che invitati, ma guarda un po' che neanche il vino per il proprio matrimonio, ma che famiglia disgraziata. Primo caso. Secondo caso, che me ne frega a me, peggio per loro, non sono mica proprio di niente, che sarà la figuraccia la fanno loro. Oppure terzo caso, vada a Gesù e gli dice: senti, ma svegliati, ma ti rendi conto, non hanno più vino. Capite bene? Le tre cose sono mille volte nelle nostre mani. Possiamo giudicare, possiamo essere differenti, possiamo esserci alla gente, ai giovani, alla terra, vicini come sposo, come sposo. La Madonna, quale delle tre ha preparato? La prima? No. La seconda? La terza. Ecco la Chiesa oggi. La Chiesa oggi è cambiata in questo senso. Non è più chi giudica, non è più indifferente. Ecco cosa vogliamo essere la Chiesa italiana, le nostre parole. Come non hanno più vinto. E capite che questa frase, dite per la ragazza che cerca lavoro, che ti viene a chiedere a te, è come se dicesse tu a me non mi rispondere, sono fatti del sindaco, ho problemi degli altri. No, anche se non lo risolvi, che non abbiamo spesso la capacità di fare come Gesù, che dal vino, dall'acqua fa diventare vino, di trasformare. Però diverso è il tono, diversa è l'empatia, diversa è l'amore premuroso dello sposo per la sua sposa, questa sponsorità
Imprenditore
adesso un cavolo. Che livello? Sarebbe un cavolo. Mi ha colpito molto. Il fatto che tu abbia detto più di una volta, è concluso tutto il perfetto, però in altri passaggi c'è stato, in riferimento al fatto che la dimensione spirituale, il sottosviluppo è sempre di culturale spirituale. Allora, nella mia esperienza ho verificato che molti arrivano a comprendere il fatto che sia di tipo culturale, non di tipo spirituale. Lo vedo tutti i giorni, lo vedo con mia figlia, con la mia 18 anni. Quando parlo di devi coltivare tutto di te, anche ora che stai studiando il seminario della Presbiteria Università, non trascurare l'aspetto spirituale, che non è solo la Chiesa che merita, ma coltiva di questo aspetto, ma vedo che dall'altro lato è un solo giorno. Non ci credo. Thank you.